mi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata all'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Al centro dell'Europa, entro la fortezza Germania. Assediati i sovietici, liberato il loro territorio nazionale, avanzavano in Polonia e verso i Balcani. A ovest, dalle truppe anglo-americane, sbarcate in Francia. A sud, dalle truppe alleate, che impostavano nell'Italia centrale l'offensiva della linea gotica. La linea gotica, che i tedeschi chiamavano linea verde, era una linea fortificata lunga 320 chilometri, che sbarrava da Pesaro a Viareggio l'avanzata alleata verso la pianura padana. Disseminati di fortini, nidi di mitragliatrici e di tiratori individuali, caverne, torrette di carri armati interrate, fossati anticarri. L'offensiva alleata scattò il 25 agosto al comando del generale inglese Sir Harold Alexander. Le truppe tedesche erano agli ordini del tristemente noto feldmaresciallo Albert Kesselring. L'obiettivo di Alexander era di distruggere le forze tedesche, di liberare l'Italia settentrionale e penetrare nella penisola balcanica. Per questo pensava di colpire i nemici dal basso con l'ottava armata britannica, di attirarli nel Riminese e di distruggerli con un attacco conclusivo delle forze americane da Firenze a Bologna. Gli alleati, oltre che su se stessi, potevano contare sulle forze partigiane, che nella nostra provincia erano rappresentate dall'ottava brigata Garibaldi. Combattente in Spagna nelle brigate internazionali.
L'istruttore era Bruno Vailati, paracadutato nel Forlivese il 1 giugno del 1944. Con la brigata combatteva anche un sacerdote, Don Luigi Piazza, parroco di San Valentino, cappellano militare della banda Corbari. Della linea gotica, il generale Alexander trasmette al Comitato di Liberazione Nazionale un proclama con cui incita i partigiani e i patrioti a lottare contro i nazisti e a tagliare loro le vie di comunicazione. Il maresciallo Kesselring risponde il 12 agosto. L'ordine ai suoi soldati è di costituire riserve di ostaggi italiani da fucilare, di impiccare sulle pubbliche piazze i partigiani catturati, di bruciare le abitazioni delle località dove si sia sparato contro soldati tedeschi. Per questi ordini di stampo terroristico, nello stesso agosto, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia disporrà che il nome di Kesselring sia iscritto come numero uno tra i criminali di guerra tedeschi. Decide allora di aggirare le posizioni tedesche attaccando il nemico a Croce e Gemmano. A Croce e Gemmano si combatte aspramente per una settimana. Gemmano è continuamente bersagliata dal fuoco delle mitragliatrici e dei cannoni britannici. Thank you.
presa dei fucilieri indiano-nepalesi Burkash, dal caratteristico coltello ricurvo, il Kogurit, il 14 settembre, quando già i canadesi hanno sfondato le linee tedesche nella seconda battaglia di Korean. Giungono nel territorio sammarinese, a Faetano, nella vallata del fiume Marano, dove erano sfollati diverse migliaia di riminesi accampati all'aria aperta. Le nostre città, i nostri paesi, le nostre case erano sottoposte a continui bombardamenti dal cielo, dalla terra e dal mare. Le popolazioni erano perciò costrette a fuggire dai luoghi abitati e a rifugiarsi tra i monti o sottoterra, in grotte scavate in tutta fretta. Cercano di rientrare nelle loro case semidistrutte o danneggiate, seguendo le truppe alleate che nella vallata dell'Ausa combattono l'ultima battaglia per la liberazione di Rimini. Thank you.
olandesi riescono a sfondare il fronte tedesco a San Fortunato, sul colle di Covignano. Scivolando nelle tenebre, per questa via incassata nel tuffo che conduce a San Lorenzo a monte. Per evitare di essere accerchiati a Rimini, i paracadutisti della prima divisione tedesca, già difensori di Cassino, sono costretti ad abbandonare la città senza combattere. In avanguardia, davanti ai soldati canadesi e neozelandesi, i greci della terza brigata di montagna entrano a Rimini alle 7 di mattina di giovedì 21 settembre 1944. Nella piazza Giulio Cesare, oggi tre martiri, si trova ancora eretto il patibolo su cui il 16 agosto erano stati impiccati i tre partigiani riminesi Mario Cappelli, Adelio Pagliarani e Luigi Nicolò. Rimini è un mucchio di macerie. Bombardata dal cielo per 100 giorni con 372 ondate di bombardieri e 14 volte dal mare, ha il 35% dei suoi edifici completamente distrutti e il 63% danneggiati più o meno gravemente. Restano illesi solo il 2%. La maggior parte delle case coloniche è anch'essa distrutta, mentre il patrimonio agricolo, zootecnico e industriale è più che dimezzato. Passa accanto alle fortificazioni antisbarco tedesche. Oltre il fiume Marecchia è bloccata dalle piogge torrenziali per una quindicina di giorni.
ritorno del bel tempo le truppe alleate riprendono la loro pressione. Il 30 settembre entrano in Savignano. Le posizioni montane della provincia di Forlì, prendendo contatto con i partigiani dell'ottava brigata Garibaldi. I polacchi entrano in Romagna dal passo dei Mandrioli, abbondantemente minato dai tedeschi ritirati. Intanto gli inglesi della sesta divisione corazzata si aprono difficoltosamente il passo sulla statale numero 67 Firenze-Forlì, superando le difficoltà del muraglione. Gli alleati passano in rassegna i reparti armati dell'ottava brigata Garibaldi. Forlì è liberata il 9 novembre. Ravenna e Faenza sono liberate a dicembre. Gli americani giungono a una quindicina di chilometri da Bologna. La nostra parrocchia ha un giornale da molti anni. È Insieme, che arriva a tutte le famiglie, a tutta la gente di San Vito, e ci sembra che sia anche abbastanza letto, ed esce 3-4 volte all'anno, 4 volte all'anno circa. Le persone che compongono questo giornale, che fanno questo giornale, pensando che sono 60 anni che è passato il fronte e qui si è molto combattuto per via della linea gotica che c'era, e il nostro paese è stato molto segnato, San Vito è stato molto segnato
degli eventi bellici della guerra, abbiamo pensato di ricordare questa ricorrenza e riportando alla memoria di tutti almeno alcuni episodi o il clima generale che si aveva in quel tempo. 60 anni fa è passata la guerra, quindi molti sanvitesi non c'erano in quel tempo, però hanno sentito dire qualche cosa, ma in maniera molto frammentaria. Vorremmo rilevare noi questa sera alcuni episodi che, venendo a conoscenza anche dei giovani, possano farci comprendere un po' meglio quello che qui è venuto, la storia di questo nostro paese. E poi voi avete ricordate anche quanto hanno raccontato i vostri genitori, magari i vostri nonni, e ricordate anche quell'episodio cruento che è avvenuto nel febbraio del 1909, che va ambientato nel contesto politico-sociale di quel tempo. Sì. Comunque ne parleremo. Adesso guardiamo alcuni episodi della guerra, e quindi alcuni che erano al fronte, sono stati prigionieri, come hanno vissuto quei tempi, oppure altri un po' più giovani che non erano in guerra, erano qui e quindi hanno visto il passaggio dei soldati, l'arrivo degli alleati, hanno visto la nostra chiesa distrutta, hanno visto anche morire delle persone di San Vito sotto i bombardamenti e hanno visto anche la chiesa ricostruita, la costruzione del ponte di ferro, eccetera. E allora, ecco, vorremmo ricordare almeno alcuni episodi salienti della guerra qui a San Vito. Faremo questo con la vostra testimonianza e poi, se andando avanti, se vediamo opportuno, chiameremo anche qualche altra persona che ha vissuto direttamente questi fatti. Ma la guerra, quando è scoppiata la guerra, già si sapeva che eravamo quasi in guerra, anche prima. Comunque a San Vito mettevano quei pochi che avevano la radio, la mettevano a disposizione di tutti per dare notizie, per avere questa notizia, insomma. Qui a San Vito il parroco, che allora c'era Don Marconi, aveva messo la radio sulla finestra della parrocchia, e la gente così andare a sentire questa entrata in guerra. Come che fosse una festa. È cambiato, perché è cambiato un po' tutto. A posto noi avevamo sta cantina, ma i soldi non c'erano e non si vendeva niente, capito? Un bicir bloin, figli della montagna, ti arrivi in manota. Allora dai, mio padre non era andato, non l'avevano chiamato in guerra, lui era rimasto a casa perché aveva tre bimbi piccoli e allora faceva sto servizio a Forlì. Veniva a casa delle volte tutte le sere e se no stava anche 3-4 giorni fuori. E allora mia mamma era da sola, non da sola, perché c'era con noi, viveva il bisnonno, il nonno di mio padre. E si andava avanti così, lui portava a casa un po' di farina, andava dai contadini, portava a casa il latte, si rimediava, il pane nero, quello che c'era, e si andava avanti così. La vita era questa. Dopo, passando i mesi, la guerra comincia a arrivare anche da noi e la Russia comincia a fare i rifugi. Loro, mio babbo, ne aveva fatti due. Uno sotto laggiù al cimitero, vicino al fiume, e uno invece qui, sotto la nostra, vicino alla chiesa, insomma, un po' sulla greppa della chiesa. Che lì poi noi avevamo la cantina. Io mi ricordo nel rifugio, quando bombardavano, mia mamma aveva solo il rosario e tutti lo dovevamo dire, no? Dovevamo seguire lei, no? Tutte quelle 3-4 famiglie assieme, in colonna, e mia mamma sempre tutte le schierusere, la notte sempre schierusere, fino a Inguzzi lei, che pure Casimiro, lui... diciamo, non era per la quale tutto ste patere. E lui ogni tanto si alzava e andava via, andava a fare una passeggiata nel campo. Una sera, i tacca bombardata, era come giorno, bombe,
e pensa a fare, lui era a sedere perché non poteva uscire. Angioia Patera, perché Angioia Patera? E come lo ricordo, insomma, si raccomandava mia mamma che dicesse il rosario, e passè che quando l'alzava anche un'ora prima correva via, e dite il Padre Nostro, dai il rosario, feva. Si girava con la corona al collo. Quella sera, c'è stata una sera che si è illuminata, io tutto il giorno, non era ancora successo niente, la mia mamma era ancora viva, il mio padre era a casa, allora avevamo le mucche, qui erano bestie, ci siamo lasciati il padrone, cosa faceva? Avevano fatto un buco per metterci noi, però il giorno io ero un po' vivacino, come devo dire, ero un po'. Eravamo quattro fratelli, ero solo l'unico maschio, avevo una sorella piccola piccola e due più grandi. Andavo dietro sempre al padre, poi c'erano questi tedeschi, ce n'erano due, ma erano buoni. Cioè, uno era un pochettino più ruvido e l'altro parlava bene l'italiano, aveva detto che aveva due figli, uno aveva la mia età e l'altro non mi ricordo, però più giovane, uno forse aveva 7 anni, uno 5 anni. E poi un giorno è passato, non c'è mica la checa, è stato porcino, ha fatto il giro proprio sopra, e ha detto. Hai passato da te. Questa sera bisogna che andiamo via. Andiamo via perché ci hanno visto, e infatti, ma la sera quando è... mi avevano già portato via e mi avevano messo in rifugio. E viene che proprio è rimasta questa illuminazione, già mi avevano portato via, poi mi ha riportato nel mio porto. Mio padre l'ha portato nella buca, c'era la nonna, e la mia sorella, c'era una di sì. Vedi un po', viene giù mio padre e fa, il qua, io mi sono Gianni. Ma Gianni, la mia madre. Lui l'ha detto, ma la Gianni, molto, perché piange? Io volevo però un po' fare, io ho preso il suo, è andato su ancora. E noi non ci hanno detto niente, ma adesso viene giù, è andato a prendere i panni di qua, di là, e viene che viene meno che il padre. La portiglia. La portiglia. Perché dopo il mio padre è stato mitragliato, anche lui, è stato ferito. Lui l'ha sparato perché lui c'era un lume. Perché mia mamma era morta in piedi alla finestra. Avevo visto tutte queste illuminazioni, anche lei, non lo so, aveva capannato i cosi, è venuto giù una granata, tutto su una schigina, piccolo piccolo, ma si è svenuta, lui l'ha vista lì, non sapeva come fare, l'ha lasciata lì, poi è venuto giù, ha detto, è morto la mamma, Gianni, è venuto su, non andarlo a prendere per portarla giù, gli hanno sparato. Poi dopo, noi non abbiamo saputo più niente perché non è venuto. Dopo io, i tedeschi, due erano rimasti lì, il giorno dopo, non preso, è morto la mamma, l'avevano portato di sopra, e l'avevano messo dove è rimasto. E andavamo a vedere questi due tedeschi, poi mi ha detto, guarda, adesso il padre non c'è, la mamma non c'è, vieni, ti porto via, andiamo via, vieni con noi, magari siamo tutti bene, ti porto in Germania. E hanno fatto un paio di chilometri, si sono ripentiti, mi hanno portato indietro. Mi hanno lasciato lì sulla strada, come mi hanno lasciato, perché erano già arrivati gli inglesi, perché mia mamma, quella sera dell'illuminazione è cominciata, dopo è stato un diluvio, bombe, granate, trattature, maschere. E i signori tedeschi erano rimasti indietro, mi avevano spostato, perché erano un po' di giorni che dicevano ti portavano via, e mi davano dalla gran cipollata, sai i bambini? E stavo sempre con loro. E ogni tanto andavamo a vedere sta mamma, il padre non c'era. Viene che dopo mi portano a casa, erano arrivati gli inglesi, già si erano appiassati, avevamo dei campi di grano turco, mi hanno lasciato sulla strada, hanno detto adesso te vai a casa piano piano, perché se ne erano accorti. L'altro, gli inglesi, hanno visto tutto la scena che avevano fatto, cosa hanno fatto? Come mi hanno lasciato me, io ho preso la corsa e gli è andato a rotolare. Ci scorfo
però correvano, ha cominciato a spararci dietro, quello che mi aveva consegnato a me era un servizio in una gamba, che poi guarda, mi sono volto nella sparatoria, visto che è caduto giù, e poi si è rialzato e ha alzato le braccia, si è girato il suo amico, pum, l'ha bruciato, e gli altri hanno ucciso quattro. Stava così. Avevamo fatto il pane, noi era diventato secco, avevamo attaccato su questi due legacci, che allora c'erano quei fazzoletti scozzesi. Scozzesi, della spesa. Della spesa. Al soffitto del. Sotto ci aveva messo un po' di paglia, mio babbo, poveretto. E stavamo lì, noi eravamo solo in tre, aveva fatto un buco più piccolo perché eravamo in pochi. La notte, e poi una coperta, un'imbottita sotto, sopra sta paglia. La mattina quando ti alzavi lo mettevi fuori perché era umido sotto. La notte si sentiva schiocchiolare i topi dentro sti legacci di pane. Oh, ma ma lo mangiavi lo stesso, cosa mangiavi? Un giorno lì, perché io ero da Guzzi sfolato, perché loro ci hanno mandati via, e io però ero sempre lì vicino a casa. Un giorno sono riuscito a entrare in casa mia, no, dove c'erano loro, ho visto in un angolo un bel paio di mutande rosse, ho detto, oh mamma, adesso se vedo che un minuto non c'è nessuno, le prende e le porto via, perché a me mutande da tagliava piatta, battagna, sono riuscito a portarle via, ho fatto una chiusa, usavo la strada morta e poi mi sono infilati. Dopo un po' di musca da un prurito, grata qua, grata là, ho detto, ma cieca io, me le levo, le rotondo, ce n'erano sta, ma ne so, un chilo e mezzo, ma la roba che ho, ecco perché gli amica bottiglia, quando ho visto che avevano i fidotti, mi buttano via, le lasciano lì, nella camera, io le ho prese, non le avevo, cosa devo fare? Poi era che gorgagnare, era più usata gorgagnare, le do cucine sta Giorgio sulla pista, te pampare. Però gli andava di sta gorgagnare. Gli ha fatto la gara a Laura, già voi 13-14 anni, e allora deve sta gorgagnare, ma era 3 metri d'acqua, non poco, il c'è mai gorgagnare, non per niente. Poi era pieno anche di canne lì, era un po' fermo, dai. E allora, siccome Giorgio è matto, come un banchetto, sempre sta a bordello, è un nuotatore, dai, e facevano queste gare, adesso andiamo, ma poi si lanciavano dal sopra il greppo, che a ne so quanti metri qui era di slivello. Allora cosa ha fatto lui? Si è lanciato lui, è stato più profondo di tutti, perché dovevano andare a prendere con la mano e pantaen. E qui con la nuova sosia pantenta al bene e volava due qui, va, ma è mio, sei stecchi che è la testa. Due, quando un racconto faccio poi, da roi, ma non so coraggio. E pantenta la tutta al bene, ma la testa che non scappava. Tu era, e sono forse dai, le stai prendi stessa. Le ervate, ma la anche la testa, tutta sporcata di pantenta. Invece quelli di ghetta lo sanno. Robi che gli avanza lei. Giorni che era passato in fronte, arrivano una sfissa di carri armati e si mettono di qui, cominciano da cosa lei mi chiama d'occhio, dalla combaretta lì dove sta Giovanardi, fanno una fila di carri armati fino a Fernando, non so, potevano essere 50. E davano degli ordini secchi, noi avevamo un canadese, un capitano canadese, che avevamo fatto amicizia. Mi viene da dire a me, ma cosa fate? Fate un attacco stasera? Ma te l'hai proprio detto, questa sera è grande bum bum, stai dentro. No, ho detto fate un attacco, insomma, scherzando ho detto sicuramente la verità. Quelli cominciavano da sospettirsi. Allora, tant'è vero che dopo noi eravamo là da Cosoci e mi viene e dice, le vorrebbe parlare il comandante, mi fa con me. E io ci vado,
guardo quello, mi dice, lei conosce cosa conosco? Sono un ragazzo, ho visto questo movimento di Carermati, ho pensato che si muovessero perché il fronte andava verso Bologna, che praticamente ci fosse un'avanzata, una cosa del genere. Ma a loro gli è rimasto comunque, questo mi ha tenuto lì un'oretta e poi mi hanno mandato a casa. Però i canadesi erano birichini, sai cosa hanno fatto quando ci hanno mandati via in casa nostra? Che allora non c'era il gabinetto come qui adesso nelle case, no? Loro ci hanno mandati via. Poi sai cosa hanno fatto? Si sono fatti il gabinetto da soli, dietro casa, hanno fatto un buco nel terreno, hanno preso le due sponde del letto matrimoniale dei miei genitori, le hanno messe così, poi il mobiletto del lavandino, allora vi mi cadoi, no? C'è pure quel buco dove si sta, hanno preso quella piastra lì, l'hanno incollata qua e là e hanno fatto il gabinetto, ma noi siamo via. Improvvisavano. Charmané persino la mobilia. Il fronte è stato qui, non ti rifugi a senza parecchio, perché da qui gli hanno bombardato, a Remi, gli hanno bombardato, ma la ferrovia, perché? Noi nel rifugio ci saremmo stati, non so, 40-50 giorni. Hai capito? Dopo la frontiera di Fiondo, dell'Ubicante. Sì, perché, dopo, la Merfia gli ha avuto fuori questa zona che c'è. Siamo da perché la Fiumena mi ha ubicato e sono andato a fare di sigarette, ce ne erano 50 adesso. Sì, parecchi si vede che non fumavano, quelli che non fumavano o che le buttavano via, che le davano noi. Me aveva riempito questa cicella, ho imparato a fumare, Poi dopo quando ci sono dati il cambio, perché ogni 15 giorni, non so, si davano il cambio, le truppe, è arrivata un'altra squadra, no? Che era stata al fronte, ha visto tutte queste sigarette e me le ha portate via tutte. Noi stavamo, ha capito, tutti bene lì, un rifugio qua su da cosa? Da Ciapoi, sì, e una prima 23. Dopo a casa nostra invece erano venuti quattro sfollati da Rimini, a casa di Giambi, c'erano tre donne e un uomo, e stavano lì con noi, ha capito. Però dopo, la notte dei Bengali, la mattina, loro sono uscite, che andavano sul rifugio, e c'è stato il bombardamento e sono morte tutte e tre sotto quel porticato. Io mi ricordo, le vedo tutte e tre, una in fila davanti all'altra. Perché era pericoloso. Sì, e dopo, e queste, allora dopo che mio babbo aveva paura, lui stava sempre nascosto, hai capito? Lui non c'era mai in giro, lui era sotto il pagliaio, era vicino, lui aveva proprio il terrore. E lui diceva sempre, mi raccomando bambini, state a casa, state a casa. Invece mia mamma ha detto, adesso queste qui come si fa? Dove le mettiamo? Allora è andata dalla mia nonna, ha preso due o tre panni, li ha messi addosso. E dopo è arrivata la Betta. La Betta, adesso le metto a posto io. E quel giorno lì anche uno dei Bargellini è morto, che era zitello lui lì, c'era uno che non è. Com'è che il ciamaio, mamma mia? Ah, fatica a ricordarsi. Sì, anche lui, perché dopo è rimasto ferito la moglie Adquir, al bastone, che aveva la bambina in braccio, che la cosa ci ha rotto il braccio. Malasina, e quella bambina la testa, quella bambina che è rimasta infelice, è ancora viva, insomma, e l'hanno portato, dopo mi ricordo che le volevano portare a Ancona, perché qui l'ospedale, Ancona, no? Li portavano e già va qui, la mia bordella non la dai, ma avrò avuto un mese, due, era piccolino, la sua mamma le dava il latte, e la Malasina io ho portato i bracci, mi ricordo che dopo siamo corsi tutti laggiù a vedere, no? Perché sai, curiosi i bambini che già mi va, stiamo a casa, non devi correre, però noi no, lì l'avevo sta burlina, sa che bracci che pandaiva, e sta burlina la abbracciava, e l'ha aperto, gli ha portato lei in camera. Ma che mia, la moglie qui, e c'era anche uno dei Bargellini che era morto, Mingos, come si chiama, Mingos, non mi ricordo, davano quei soprannomi. Era poi il zio della Rina, della moglie di Carlo, hai capito? Era uno di loro che dopo la Betta l'ha portato là e pusse queste carette. Sai, noi vedere quel caretto a mano, quei morti sopra, ci divertivano. Mettevano solo la testa dentro, le gambe
e da fuori, fuori, perché dopo questi qui, quelli di Rimini, li volevano portare a Rimini, perché avevano il cimitero a Rimini. E la Beata l'ha detto, come dici, me non posso andare a Rimini, se a Maini, e ti fevano i tu da Rimini, no? E io avevo messo un tines di voi, tutti e tre assieme, un tino del vino, io mi ricordo come adesso, tre belle donne, erano di Mosterazzini, sì, e le ha messo in questo tino per due o tre giorni e le hanno coperte. Poi dopo da Rimini sono venuti a prenderli. Ecco, dopo noi, dopo tre giorni, noi siamo partiti, abbiamo fatto il carretto, con i sacchettini alla spalla, ci hanno messo due o tre straccetti, quelli che c'erano, e la mia nonna, che si aspettava a Ravenna, dica voi. Dopo noi abbiamo trovato l'America, l'hai capito, ma però la, il fronte... Tutto un tratto, so oggi che su Maura che era Sturlai, attacca fai caldoni, ma se qui a te sia, proprio, guarda, a me mi sembra di vederlo adesso, come di, aveva 8 anni, c'era Snina, minca, cavolo. Ma guardi se quella sosi, anche gli uomini tutti, perché uno che non so, che non era, non aveva fatto la guerra, non poteva sapere molte cose, però anche gli uomini, tutti, gente, papà di famiglia. Allora me che mi ballava a detto per madame via, a Maracman, non fe, malan, sti tempi, non sono due fuga. Via che ho salvato nel rifugio, lo comincio, babbo, vieni a vedere, c'è il fuoco nel cielo. E lei proprio c'è, lui è venuto fuori e pure, quando ha visto così, guarda, a me mi ha preso in braccio e poi ha fatto un urlo che mi sembrava un cane bastonato. Nascondetevi tutti che ci hanno già visti, ci bombardano. A me non fa tempo neanche arrivare dentro. Che un po' si sono feriti, dai, ferite leggere, però le succede qualcosa. E dopo e mi va già a patire, c'è stretto momento, e già a patire forte a voce alta, comunque è durato buon tre quarti d'ora, perché non finiva mai, un'oretta, io dico, perché dai, dopo si sono calmati anche loro, però loro sono venuti giù, insomma, e a noi ci avevano visti. Il giorno della capitolazione noi eravamo nell'isola di Scarpa, un'isola di Scarpa, perché a 50-60 km dall'isola di Creta. È venuto l'ordine a Rodi, che era la capitale di quest'isola, no? Del Decanesio. Lì hanno combattuto un po' gli italiani, là, quei tedeschi, perché erano i nostri alleati, però. Al momento della capitolazione, dopo in Italia c'era formato un altro governo, Badoglio. E allora noi in quest'isola siamo stati 3-4 giorni, noi tedeschi marciavamo dentro lì dove eravamo, tutte, perché doveva venire un ordine, o arrendersi o combattere. I tedeschi ci hanno piazzato le mitraglie davanti dove dormivamo noi, no? Posso andare avanti così? Sì, sì, sì. Allora però i nostri ufficiali, che noi d'artiglieria, noi siamo, cioè, l'artiglieria sta sempre sul monte, allora i nostri ufficiali hanno detto levate le mitraglie altrimenti noi do l'ordine di lassù e vi spazzo via tutti quanti, e i tedeschi, allora i tedeschi hanno portato via le mitraglie via. E insomma dopo, adesso arrivo quando di lì ci hanno portato a Creta. A Creta sono stati lì, sono stato lì un po' di tempo, lavoravamo, si faceva lavorare, allora noi eravamo prigionieri già, c'eravamo a Reggio, insomma. 4.000 che eravamo, io sono arrivato in coperta solo. Quando io sono arrivato lassù, avevo ancora un piede penzoloni della stiva e un piede in coperta. Quando ho appoggiato i piedi in coperta sono arrivati i siluri. Sono arrivati due siluri e dopo è diventato una strage. Si è successa una strage, nel senso che è venuto fuori dalla Cambogia, dove sono tutti poi del mare, in coperta con questi siluri. Non è affondata subito al mare, l'ha colpito, però. E allora sono fuori bottiglie di liquore,
barattoli di burro. E allora lì la gente parecchio è diventata pazza. È diventata parecchi, sono diventati pazzi. Pazzi perché non c'era più, non si vedeva più il coro di sopravvivere, diciamo, non c'era più niente. Non c'è più speranza. E allora mi ricordo che io e questi, dopo ho cominciato a venire su altri soldati, no? in coperta, ma l'equipaggio che era tedesco, siccome che era successo altre volte, nella disperazione dei soldati, avevano ucciso anche qualche tedesco. E mi ricordo che io, e loro hanno cominciato a sventagliare col mitra, quelli che venivano su di Cosamo. Io mi sono messo in ginocchio, così. Ah! C'è pure quella cervella a salvataggio. Io quando sono arrivati su lui, ero il primo a buttarmi giù, il primo, proprio il primo, non c'era nessuno in coperta allora. Mi metto da quella cervella e stavo per gettarmi in acqua, il tedesco mi ha puntato il fucile, se io mi butto, un feo fuori lei. Allora, la testa ha funzionato, mi sono levata la ciambella perché forse serviva loro magari, che erano due navi, no? Una è stata scivolata, l'altra no, l'altra c'erano i tedeschi che erano la nave. E mi sono messo in ginocchio con le mani alzate, così. Davanti a me c'era un fucile, di dietro di me c'era un altro soldato, cioè mi teneva le mani sulle spalle e mi diceva: prendi su quel fucile. E io dicevo: stai zitto, non ti muovere, non vedi, sparavano come i pazzi, no? E io stavo con le mani così, una pallottola di rimbalzo, che la coperta era di ferro, no? La coperta del piano della nave, no? Una pallottola mi è arrivata qui, è andato giù, che tra le due abbiamo le dosi, però mi sono mosso, non mi sono mosso così. E fermi lì, e dopo è successo l'universo, dopo è successo che questa gente ci sono riusciti, perché quei siluri, forse non è che se ne erano morti, quei siluri, e sono riusciti a venire sui coperti e poi si buttavano giù nell'acqua. Ma io, vedi delle volte una parola, cosa può succedere, può salvare la vita a una persona, una parola, perché mi è sempre stato scelto io. Avevo un amico, ma posso andare avanti così? Sì, sì. Avevo un amico marinaio, quando eravamo in queste isole, ci parlavamo spesso. Era uno che era stato naufrago due volte. E mi aveva detto questo amico, quando la nave si è colpita e che beccheggia, che si muove ancora così, e segna che ancora non affonda. Quando la nave si ferma, la nave colpita, e segna che affonda. Io mi sono salvato per queste parole qui, perché si sono buttati giù quasi tutti. E si buttavano giù, è stato un macello, perché lì si è visto proprio le smerdi di tedeschi come ne un, però forse erano. E magari avevano delle tavole, no? E aggrappate queste tavole erano 20-30. I tedeschi buttavano una bomba a mano sopra, da sopra la nave, ci buttavano una bomba a mano sopra quelle tavole dove erano aggrappati e si vedevano che un mare. E si vedevano affondare tutta questa gente lì. E io sono stato sopra lì, lo sai cosa ho fatto? Io ho fatto. Ma si vede proprio che il cervello ha lavorato bene proprio in quel momento, ha lavorato bene proprio. E che ho deciso di buttarmi giù perché la nave si era fermata. Faccio che prendo un barattolo di burro, c'erano dei barattoli di burro, me lo spalmo per tutta la vita, questo barattolo di burro, e che dico, me lo sono spalmato per tutta la vita questo burro, no? Pensando che, perché era l'8 febbraio e piovevo nel mercatoio, non è che pioveva e il mare
e il mare è cattivo. E allora faccio, ho fatto il mio progetto, intanto che, hai capito, sperando che dei soccorsi. E allora leggo con la cinghia 5 pezzi di legno, così. Ma di che buzzo, forse dopo, ma questo. E allora decido, ma la nave oramai era all'altezza dei 5-6 piani di una casa, perché era una nave grossa. Era. E mi butto giù, bozzò prima Stefascette, e mi butto giù in piedi, mi ricordo, ero giù, pum! E mi ricordo tutto quello che pensavo, anche quando c'era sott'acqua. Mi percorso, bene, mi butto giù e penso, non arriviamo mai in superficie, dice, quando vado in superficie, ma dico, ma dove sono le fine, ma non arrivo mai in superficie. E insomma, arrivo su, e quando arrivo su, c'era un tavolone lungo 4 metri, grosso 5-6 centimetri, così, lì, questa tavola lì, e ammucciava sopra questa tavola, di traverso, così, però la nave stava, allora con la tavola facevo più volume, la trazione che cominciava a tirare, ho detto, con questa tavola faccio volume, faccio, allora ho dato una spinta, ma la tavola l'ho allontanata, no? E poi ho spento chiudo bocca, forse che va ancora, e sono riuscito ad andare al di fuori della trazione, della nave che affondava, no? E allora comincio a vagare un po' sopra questa tavola. O era un mare che quando c'era, c'era un mare che quando c'era sulla cresta dell'onda c'era lasciato, e quando invece andava giù nella valle, l'onda, il vuoto, no? Ed era là. Avevo fatto due bracciole di qua e di là, perché il mare era cattivo, ma scendi, ti può dare una pugnalata, ma tu non senti niente. La tensione, e tu non senti niente. E poi avevo la pallata nel braccio allora, perché la faccia pesce non era, ma a me sentiva niente. E allora, ma vagavo senza mente così, e stavo quasi, quasi, era calato il sole, ma non era buio ancora. E sento urlare, c'erano ancora là dove è affondata la nave, qualche duno ancora che qualche duno c'era ancora a galla di queste persone, forse hanno trovato qualcosa. E mi volto, vedo quasi all'orizzonte delle barche. Ho sentito che urlavano, che loro l'hanno visto, io non l'ho ancora visto. E allora ho visto queste barche, allora ecco, ho cominciato a vogare, insomma, verso dove c'era il gruppetto, ancora c'era questi po' di persone ancora là, a galla, e arrivano lì, e arrivano, erano dei pescatori greci che erano fuori a pescare, sono venuti, ho sentito lo scoppio, sono venuti là, questa gente, guarda, e mi sono riproverato qualche giorno fa che non li ho mai pesciati, mi è venuto in mente, e mi sono riproverato di aver fatto mai pescare questa gente. Ecco, un giorno arrivano una quantità di italiani, tutti messi male, tutti sporchi, tutti. E noi eravamo alloggiati, noi, allora ci hanno preso di slavi, non di tedeschi, avevamo cambiato padrone. Allora eravamo prigionieri degli slavi, perché non l'ho fatto perché è troppo lunga. E allora, va bene, sono lì. Eravamo alloggiati in questo, una caserma, ed era un gran, c'era un gran coro, un'aia grandissima. E faccio io, a un mio amico, era un bolognese, andiamo a vedere se ci sono dei romagnoli, dei emiliani. Ah sì, sì, andiamo, andiamo. Erano tutti seduti, tutti là, sporchi, erano arrivati a qualche ora, tutti seduti là. E si alza le punta, però lui. Ma dice che non è mio fratello, perché mio fratello ha i capelli ricci. No, ha i capelli lisci. Allora era di moda. Io sono andato via quando avevo 19 anni.
così dimmi la brillantina d'Enescia, e io dico, sono i ratti di capelli ondulati, adesso ormai non ne abbiamo. Ma i miei fratelli ha i capelli lisci, Carolina invece ha i capelli ondulati, andava a piedi, andava niente, era con chi là, come un cespuglio, e non erano ondulati, non era niente, era un cespuglio che erano ossigenati, perché acqua, mi deve l'acqua, non lì, mi metteva apposta a sciogliere gli ossigeni, no? E allora sono sciato e mi punti il dito, quando mi ha sentito parlare, quando ho detto, ma ci sono i romagnoli qui? E sciato questo qui, mi punti il dito così, e l'ho conosciuto, avevo una barbaccia, era mio fratello. E una sera, perché noi i tempi lì, non è come adesso che si ha paura dei ladri. La mia porta dove abitavo, la serratura non l'ha mai avuta, sempre aperta, perché quella volta, diciamo, in quei tempi lì c'erano solo i signori che rubavano le galline, noi non le avevamo, non ci sono i banditi come qui adesso, no? E una mattina i tedeschi fanno il rastrellamento, entrano in casa, no? Io ero tra, c'era il letto dei miei genitori e il letto di io e mio fratello, che però anche morto, no? Arrivano, sarà stata le prime luci, le ore del giorno, non so, le 5, le 6 del mattino, no? Con una lampada. È incaldò la notte l'era. Io non mi ricordo, insomma, era il mattino presto, era. Guardano mio babbo che aveva 40 anni con una barbaccia magro, oh vecchio, ho fatto vecchio, vengono da me che dormivo là con i calzoni corti, nudo, no? Così ah! Mi hanno preso per il collo e via. I sciacari c'erano un camion. Assieme a me era Biloina e Adriano De Ghecci. Era e il support alla fabbrica Deloni. Deloni, puttano. Dellino, Deloina, là, a Miserba, a Miserba. Alla Corderia. Monte, alla Corderia. Allora quando siamo arrivati lì, tutti saltano giù, no? E poi li portano via in quei capannoni. Invece era un bordello, dove c'è? Boh, adesso mi andò a cavaga, perché io ci avevo tutto. Ma il portone, qui era un ingresso, no? Qui era un portone long, grande. Mi sciò. Ma pian piano, mi metto piano piano, un passo dopo l'altro, avanti il portone, no? E mi appianiscono, perché i tedeschi con questi ne portavano un 5-6 qua, 5-6 là, e i masavano tutto. Ma la sera lenta per me, ho detto, boh. Allora, appena sono lì, sulla porta, dopo io la strada, no? Che viene su, ho detto, boh, adesso c'è la strada. E non c'era nessuno. Allora, dopo la strada, era un fosco con dei rovi, ho detto, viva la Madonna, beh, adesso vado a casa. Ho fatto un gran salto, sono saltato nel campo. E poi mi sono messo a correre, mi sono trovato di fronte le sbarre del passaggio a livello di Santa Giustina. Aveva perso un po' l'orizzonte, io andavo su, ho detto le montagne sono lassù, io sono verso il mare, vado su, ma la direzione, Picantirle, vado io, no? E quando sono lì, adesso mi ricordo, adesso sono venuto là e sono a casa. E io mi ricordo mia mamma che diceva, i bifiori, la portiera, dai, ma poco, sa poco è. All'alba del 22 settembre, superato l'ultimo baluardo naturale costituito dalla collina di San Fortunato, le truppe alleate si apprestano ad invadere la pianura padana, con l'idea di avere presto la meglio sulle truppe tedesche, in quanto superiori di uomini e mezzi e non più ostacolati dalle alture, che fin qui avevano contrastato l'uso massiccio di mezzi corazzati. Ora invece si troveranno un altro ostacolo naturale da superare, i fiumi, che oltre alla canita resistenza del nemico e ai contrasti fra i comandanti alleati, impedirà di raggiungere l'obiettivo che Churchill si era prefisso, raggiungere i Balcani prima dei russi. Le truppe che si affronteranno nella zona di San Vito dopo il superamento del fiume Maricchia sono la quinta divisione corazzata canadese con il quarto reggimento Princess Louise Dragoon Guards, il battaglione motorizzato The Royal Westminster e il reggimento corazzato Lord Strathcona's Horse. Di fronte a loro sono schierati i reparti tedeschi,
con la 29esima divisione Panzer Grenadier, con i reggimenti 71esimo e 15esimo. Il reggimento 71esimo schiera il terzo e il secondo battaglione. Il reggimento 15esimo schiera i reggimenti primo e secondo. Inoltre è schierato un reparto corazzato del 129esimo battaglione. I canadesi entrano in azione il 23 settembre e convergono su San Vito su due direzioni. La prima colonna avrebbe attaccato Variano e Casale da sud, mentre la seconda colonna avrebbe fatto un largo giro ad est, passando attraverso le formazioni neozelandese Maori, per poi convergere anch'essa su San Vito. Quando entrano in azione, i canadesi tentano di spingersi in avanti contro il secondo battaglione dei tedeschi, ma si trovano in difficoltà sia per il fuoco delle mitragliatrici, sia per i colpi delle artiglierie, per cui sono bloccati tra i filari delle viti. Due plotoni di tre carri l'uno vanno avanti per una ricognizione che si rivela impossibile. I carri si impantanano e qualcuno è colpito e distrutto. Ai canadesi del Princess Louise non rimane che consolidare le posizioni di Santa Giustina. Le cose non vanno meglio a Westminster, che combattono contro il 71esimo reggimento tedesco. I canadesi in un primo tempo avevano preferito avanzare senza carri, ma alle 17.30 sono costretti a chiamare in appoggio gli Sherman dello squadrone A del maggiore canadese Braithwaite. I carri si spingono in avanti, ma incappano in un campo minato presso il cimitero di Santa Giustina. Cinque vengono distrutti, due altri sono bloccati dal fango. Allora le fanterie proseguono, filtrano attraverso i Maori neozelandesi e convergono a sinistra su San Vito. È notte e in appoggio a Westminster sono arrivati gli Sherman dello squadrone B del maggiore Cummings. Nel buio si accendono accaniti scontri di pattuglie. Intanto i tedeschi della 29esima divisione, data la precaria situazione venutasi a creare al centro dello schieramento germanico con la caduta di Sant'Arcangelo avvenuta il 23 settembre e forse in considerazione dell'utilità di un accorciamento del fronte adriatico minacciato alle spalle dall'offensiva americana su Santerno, ricevono l'ordine di arretrare lentamente, prima sulla linea Brunhild, il fiume Uso, poi sulla linea Crista, il fiume Rubicone o Fiumicino. Ma questo ovviamente i canadesi non lo sanno. A sera, quindi, il secondo battaglione del 15esimo reggimento tedesco arretra su Casale, avendo la sua sinistra protetta dalla prima compagnia del tenente Mum. La mattina del 24 settembre i combattimenti si riaccendono furiosi. I tedeschi si ritirano, ma le loro retroguardie non perdono il mordente. Il Princess Louise Dragoon Guards prende Casale e Variano e avanza verso Bargellona. Nel pomeriggio i canadesi, attorno al terrapieno della ferrovia, cadono sotto il fuoco intenso delle artiglierie, dei mortai e delle mitragliatrici nemiche. Sul fronte dei Westminster canadesi, che puntano a San Vito da est, i tedeschi contrattaccano la mattina verso le 10.30 con fanterie e carri. Intervengono i carri Sherman dello squadrone A, che vengono immediatamente bersagliati dai possenti cannoni da 88. Parecchi carri canadesi sono colpiti. Il rapporto serale della 29esima divisione cita 14 carri nemici distrutti. La situazione è in stallo. Un altro attacco generale canadese è respinto nella notte fra il 24 e il 25 settembre dalle retroguardie tedesche in ripiegamento. A mezzogiorno del 25 settembre 1944 i reparti tedeschi della prima e seconda compagnia del tenente Mum attraversano l'Uso e si schierano a Casa Fornese. È forse in questo momento che viene fatto saltare il campanile che cadendo travolge la parte centrale della chiesa. Alle ore 14 il Princess Louise Dragoon Guards entra finalmente a San Vito. Pattuglie canadesi attraversano l'Uso e puntano sul Rubicone formando una testa di ponte nel Casale Poggio. Nella giornata del 26 i genieri canadesi costruiranno un ponte Bailey sul fiume Uso che ancora oggi possiamo ammirare. Con il passaggio del fronte la guerra non può certo dirsi finita, in quanto ancora qualche granata tedesca
dei reparti in ripiegamento continua a cadere. Ora rimane un paese in maggior parte distrutto e i suoi abitanti morti, dispersi e segnati di queste tremende giornate trascorse. Essi però non si sono persi d'animo e oggi possiamo vedere e toccare con mano cosa hanno saputo fare questi tenaci e orgogliosi sanvitesi. Io non ho conosciuto che era San Vito, lo sa perché? Io sono, mi sono buttato giù a San Mauro, a Savignano, no? Alla stazione di Savignano, non c'era fermo il treno, ma me aveva preso, era Ciangelo, disoi. Avevo lo zaino, no? E allora ho preso un po', un po', e ho preso la mamma sacra. Insomma, che e vengo oltre piedi, no? E quando tutta la strada che va giù a San Marco, va. Andata la strada va pure giù a San Marco, va. Arriva una camionetta, erano i camionetti che erano i polacchi, che erano con gli inglesi, i polacchi, erano inquadrati qua con gli inglesi, no? E si ferma questa camionetta, ha capito? Cioè, a sera visto io non scappavo niente, c'era un carter, aveva un bredda tedesco, il calzone dove siamo, la giacca, insomma c'era vestito, eccetera, però hanno visto che era un militare, insomma, era un ex militare almeno. E allora mi fa salire, e allora degli intenti mi diceva, non ci capivi per niente, diciamo. E vanno avanti, ho visto, siamo passati, che paura, tutto un nero. Poi c'era da passare sul ponte di ferro, no? Arriviamo fin qui sul crocevia lì. E sfermo, no? Allora, a guerra. Ah, mamma. Ho detto a quei questi polacchi lì. Ho detto, mi giro attorno. Ma non so. E gli faccio segno di proseguire. Hanno fatto 10 metri. E vedo i parquet fuori da Buda. Ah, alto ed alto che c'è qua. Ma il campanile non c'era. Ma non aveva il campanile come riferimento. Perché era chiesto. Non era il campanile. Non c'era più. E allora ho visto gli aratri, queste cose qui, ho visto quelli lì, li ho fermati. E sono, allora per poi scoffata a noi l'inchiela. Vado a casa. Nel treno, quando sono venuto da Bologna, che sono venuto col treno da Bologna, che sono venuto a casa, uno dice che San Vito è stata una strage. Ma del treno, mi ha fatto coraggio. Arrivo fino alla porta della mia casa, avevo il coraggio da lui, da forse erano le 2 di notte, ma non ho avuto il coraggio, lei chissà. E vado da mio cugino che era, stava là dove è stato, Tirola. È stato Tirola, il mio cugino era un personaggio, il personaggio dei paesi, era un po' caratteristico, quei personaggi così strani, no? strano più che altro. Allora vado da lui, vado a bussare lì, ci vuole Giovanni. Allora vado, oh, ci te, ho fatto la festa, dai, allora sono andato nel letto con lui, allora abbiamo chiacchierato fino alla mattina, no? Ma che credo, non era successo niente a casa, non era morto nessuno. E allora abbiamo chiacchierato lì fino alla mattina, che poi chiudeste Romeo, che bellezza, quanti potevano lasciare i bengala, che poi i bengala li buttavano giù per bombardare, no? Sì, sì. Ma le dico che era strano nel senso che la gente correva tutti i rifugi, lei invece cavava dalla finestra, con un piede il calzolone di fuori dalla finestra, sopra la banchina, no? Ci dice il pedazzo che mi aveva terra, ti bengala. Voi eravate che una scheggia tu una gamba. Fronte così c'era Ernesto, sempre lui. Dove c'è la villetta adesso di Claudio, sì. Tassinari, c'era la casa, sempre una casina bassa, della sua zia, la Pepina Giaffi. La Pepina Giaffi. No, la Pepina Giaffi, la stavo quella. La Pepina Maretta. Maretta, ecco. No, Giaffi. Aspetta,
La pepina già fino a sempre qua. E poi c'era il forno dove sta Massimo, lì, c'era il forno, qui era Bilaina, che niente, lì poi dal tempo a quello quando c'era la mia mamma giovane, che c'è stata anche la mia mamma, lì che suo zio faceva il fornaio, però lì c'è sempre stato il forno. Dopo quando hanno chiuso il forno, sempre abitato una casa, però e le case sono sempre quelle, sono ancora tutte lì, un po' più belline, però nel mezzo dove stanno fabbricando adesso Uiere Fascio, il Ciamaeva, la casa del Fascio, e poi più dove Sloi che fece saltare? Sì, ma lì da qui alla Carla. Però era sì, più Sloi, però io sapra là. Però più Sloi, lì di letto, più Sloi. Allora, dopo al forno, dopo del forno che adesso c'è la Carla. La Carla, io più Sloi, il suo sì, suo sì, nonno, sì. Il nonno di suo marito. Sì. Che faceva il sarto da uomo, sì, sì. Lo faceva in grande, perché di fronte dove c'erano le cinci una volta. Di fronte lì usteva Pasquale, sempre Pasquale Dricci, l'Angiola. Loro che avevano la casa. Già l'attività. Sì, lì davanti, l'Angiola aveva la merceria, una botteghina. Dopo lei aveva fatto un chiosco anche, che vendeva la verdura, banane, quella roba. Prima vendeva la verdura, sì, non piacere. Allora voi vestite, mi vestite, bello com'era. Io sotto la mia casa, lì c'era, dove c'è Eros adesso, lì c'era quasi un gorgicino, sì, ce n'era sì. Molta dell'acqua, perché era più di un uomo, c'era la sorgente lì. No? L'acqua brillava, era color del mare. Poi c'era lo spiazzale dalla parte di Giubano, c'era la sabbia. Ma bella, bianca. Poi noi andavamo a giocare lì da bambine, eh? Era come andare al mare, lì si prendeva il sole, c'era l'acqua a Fimisù. Era salice piangente. Oh, ma era, guarda, il nostro fiume di Alvini. Anche adesso si parla, mettiamo le bombe, per, bisogna esserci dentro per sapere com'è la guerra, perché parlare di guerra senza
senza viverla non si può rendere conto cos'è la guerra. Generale, dietro la collina ci sta la notte crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale, dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.